Con il termine città fantasma tendiamo ad identificare quei luoghi che sono stati teatro di tragedie a livello economico, sociale o addirittura di calamità naturale. Nella maggior parte dei casi, se non quasi nella sua totalità, si ha un esodo di massa della popolazione verso zone economicamente più favorevoli o, nel peggiore dei casi, l'esodo è indotto da situazioni di vita o di morte. E l'infausto scenario che vedrà protagonista la nostra storia di oggi riguarda appunto questo genere di situazione. Centralia è un comune negli Stati Uniti d'America, nella contea di Columbia, nello stato della Pennsylvania. Le sue origini risalgono al lontano 1749, quando la porzione di terreno che vedrà sorgere in seguito alla città venne ceduta ai coloni dai nativi americani per una misera somma di denaro. Tuttavia, i lavori di costruzione non iniziarono fino al 1770 e la città non aprì i suoi battenti fino ai primi del 1800, se non con il nome di Centerville. Ma in seguito, nel 1865, venne deciso di cambiarne il nome in Centralia, in quanto, per il servizio postale dell'epoca, esisteva già una località denominata Centerville, ma in una contea diversa nello stesso stato della Pennsylvania. Il terreno è una nota zona di interesse per gli industriali del luogo, in quanto nel suo sottosuolo erano presenti numerosissime vene carbonifere. Fu così che nel 1854 vennero aperte le prime due miniere di carbone, le prime due di una lunga serie di miniere che furono aperte negli anni successivi. Le miniere portarono lavoro, il lavoro fece girare l'economia e la popolazione crebbe, arrivando nel 1890 a quasi 3.000 abitanti. Centralia si stava avviando in un periodo di massimo splendore, ma in seguito venne colpita da una grave crisi economica. Una crisi che sarebbe stata soltanto il preambolo di un fatto ancora più grave che sarebbe successo negli anni a venire. Siamo nel 1962 e Centralia si stava ancora leccando le ferite lasciate dalla crisi economica dell'epoca, quando improvvisamente una delle miniere rimaste attive inizia a prendere fuoco, uccidendo più di 100 persone al suo interno. Il fatto vuole che tutte le miniere di Centralia sono miniere di carbone, quindi se una di queste dovesse prendere fuoco, non vi è possibilità alcuna di spegnerla. Bisogna semplicemente attendere che questa si spenga per cause naturali. La tragedia, appunto, come ho detto, sta nel fatto che nel sottosuolo di Centralia vi sono solo miniere di carbone. Quindi l'incendio sotterraneo si è letteralmente espanso a macchia d'olio, costringendo molte famiglie a scappar via dalla città. L'incendio si era talmente propagato da minare le fondamenta di molti edifici, e molti di essi vennero addirittura abbattuti nel corso degli anni per evitare ulteriori complicazioni alla città. Fu allora che l'inferno, il vero inferno, iniziò a scatenarsi su Centralia. Iniziarono ad aprirsi crepe sull'asfalto, dalle quali fuoriuscivano fumo e calore. Si aprivano voragini nel terreno, ed alcune di esse finivano per inghiottire case intere. Un'apocalisse dilazionata nel corso degli anni. Con gli anni, la città era sempre più deserta, ma non tutti decisero di fuggire dall'inferno di Centralia. E non è chiaro che cosa abbia spinto diverse famiglie a rimanere, nonostante il mondo fuori dalle loro case stesse letteralmente andando a pezzi. Fortunatamente, il buon senso prevalse, ma per far sì che questi abbandonassero definitivamente la città, ci dovette scappare il morto. Un giorno, un giovane, mentre stava camminando per la strada, venne inghiottito da una crepa profonda oltre 50 metri, che gli si aprì sotto i piedi, inghiottendolo nelle fiamme del sottosuolo. Questo sancì la fine di Centralia. Nei primi anni 2000, due anni prima dell'abbandono definitivo, i suoi abitanti si contavano letteralmente sulle dita di una mano. A seguito del suo abbandono, nel 2002, di Centralia non rimane che il nome sulla mappa. Adesso, la città fantasma è un'attrazione turistica. Un'attrazione che oltretutto è anche complicata da raggiungere. I pochi cartelli stradali invitano i curiosi visitatori a fare dietro front. E se questo non dovesse bastare ad intimidirli, ad attendere chi avrà la pazienza di raggiungere a piedi l'infausta colonia,
ci saranno strade crepate con fumo e calore che fuoriescono da esse, voragini e segnali di un fuoco che ancora brucia nel sottosuolo, e si stima possa spegnersi naturalmente tra almeno un centinaio di anni. Piccola curiosità: Centralia è stata l'ispirazione di una famosa serie di videogiochi e film chiamata Silent Hill. Chi è un fan del videogame sa di cosa sto parlando. Per chi non lo fosse, beh, è una montagna russa sulla quale vi invito caldamente a fare un giro. Se non altro, per una versione distorta e malata di Centralia.